Pace e bene a tutti. Il tema di questa trasmissione è Vittima per consolare Gesù. È un titolo che si può dare, dal mio punto di vista, a tutta la spiritualità di Padre Pio. E spiegheremo anche adesso il motivo. Vittima per consolare Gesù. I motivi sono sostanzialmente tre. Il primo sta nel fatto, per gli addetti ai lavori, del fortissimo cristocentrismo san Piano o di Padre Pio, e cioè del grande amore che Padre Pio aveva verso la seconda persona della Santissima Trinità, che egli, questo lo hanno sottolineato in pochi, ma siamo qui apposta per sottolinearlo, che dipende tutto dalla sua spiritualità francescana. San Francesco a sua volta era un innamorato di Gesù Cristo, per cui, come ho scritto in altri libri, non vi è Padre Pio senza San Francesco d'Assisi, perché appunto, siamo ancora nel primo livello argomentativo, Padre Pio era un grande innamorato del Signore Gesù. Sappiamo che ha ricevuto le stigmate, sappiamo che parlava con il Signore Gesù, sappiamo che dal Signore Gesù ha avuto anche delle rivelazioni che hanno anticipato alcune date, ma poi c'è il secondo motivo che ci interessa. Per Gesù Padre Pio era diventato vittima, o meglio, è stata una scelta di offerta che Padre Pio ha fatto al Signore Gesù di offrirsi come vittima sacrificale. Ora qui siamo proprio arrivati, dal punto di vista teologico, al centro del cristianesimo che noi vediamo in Padre Pio. Il fatto di sapere che possiamo assimilarci in tutto alle pene dolorosissime che il Figlio di Dio ha patito per noi sulla croce, non solo ci dà la garanzia che noi siamo veramente appunto cristiani, che significa crismati, unti dalle sofferenze di Gesù perché le nostre sofferenze abbiano un senso, ma c'è l'aspetto secondo della vittima sacrificale, che è quello per cui Gesù Cristo ci aiuta a portare le nostre sofferenze. E chi è devoto, legato a Padre Pio e soprattutto lo prega, sente che c'è un sollevamento nel portare le sofferenze. C'è poi un terzo aspetto che è presente nell'epistolario e che dice dell'affermazione che stiamo facendo, pure questa presente nell'epistolario, in una famosissima lettera che Padre Pio, Fra Pio, scrisse a Padre Agostino da San Marco in Lamis, che come sappiamo era anche il suo padre spirituale. Disse: io vorrei offrirmi vittima per consolare Gesù. Ma la domanda che tutti coloro che ci stanno ascoltando legittimamente potrebbero farsi: può Gesù essere consolato? Sì. Padre Pio, stiamo quindi spiegando il terzo livello interpretativo, in quel momento in cui suo malgrado fu costretto al silenzio, perché la sede apostolica ritenne che per un certo periodo Padre Pio non dovesse avere contatti con nessuno, proprio quel momento di negatività o negativo, di sofferenza, divenne per Padre Pio invece un grande momento di incontro con la lettura della Sacra Scrittura, in fattispecie di San Paolo. Padre Pio è il più grande esperto delle lettere paoline, della civiltà cattolica, che lui leggeva come aggiornamento continuo ecclesiologico e teologico, e poi anche della spiritualità in genere. C'è infatti un passo delle lettere di San Paolo in cui San Paolo dice: voglio partecipare ai patimenti che furono di Cristo Gesù. È questo l'anello esegetico, o se volete scritturistico, che lega Padre Pio a Gesù Cristo, come scelta che ha fatto Padre Pio di essere vittima per consolare Gesù. C'è poi un secondo passaggio al quale ci tengo tantissimo, che è ripreso in un'altra lettera di Padre Pio, e cioè la citazione del Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 38, dove Gesù dice: non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Quando Padre Pio, in un'altra famosa lettera, commenta questo passo, Giovanni 6, 38, si chiese, Padre Pio, ma come Gesù è riuscito a fare «sono venuto missus sum» per fare la volontà del Padre? Ecco, così adesso stiamo calibrando bene questa frase
vittima per consolare Gesù. Cioè Padre Pio si pose la famosissima domanda che dice, approfitto per fare un inciso, che Padre Pio non è soltanto un mistico, ma è anche un mistagogo, come altri studiosi di Padre Pio hanno sottolineato. In tre modi Gesù ha compiuto la volontà del Padre, così dice Padre Pio, compiendo la non anticipando mai i propri progetti rispetto ai progetti che il Padre aveva per lui, secondo Padre Pio, compiendo la volontà punto per punto, terzo, come costante sì detto allo Spirito Santo. Ora, chi ci sta ascoltando, se conosce Padre Pio o per devozione o perché lo prega o perché ha letto l'epistolario o alcuni libri che sono stati pubblicati, io ho pubblicato questo appunto dal titolo Vittima per consolare Gesù in una collana della San Paolo, sa che Padre Pio nella sua vita ha trasposto questa triplice modalità di vivere il tempo di Gesù nella sua esistenza. Padre Pio non ha mai anticipato i progetti che il Padre o i superiori avevano nei confronti di Padre Pio rispetto ai suoi progetti. Non è stato Fra Pio che ha scelto di lasciare il luogo natio di Pietrelcina e di trasferirsi a San Giovanni Rotondo, luogo che non sarebbe così frequentato se non ci fosse Padre Pio. Padre Pio poi ha compiuto la volontà punto per punto. Qui ci sarebbe interessantissimo da analizzare il caso Padre Agostino Gemelli, nel quale in questa trasmissione non vogliamo entrare. E cioè, quando gli fu chiesto di celebrare la messa in privato, di stare un po' in silenzio e di diminuire i contatti con il pubblico, Padre Pio ha semplicemente obbedito. Perché, come Gesù nell'orto, quando Gesù capì che la sua morte in croce non sarebbe stata una morte qualsiasi, ma la morte più ignominiosa prevista dall'ordinamento penale romano, cioè la morte in croce, perché la morte più ignominiosa e scandalosa, anche Padre Pio ha accettato di compiere la volontà di Dio punto per punto. E qui bisogna fare una precisazione tipicamente inserita nell'epistolario. La diciamo così: se non avesse obbedito a questa crocifissione vittimale, noi non avremo l'epistolario. Ecco, non so se ci avete mai pensato. Noi abbiamo questa miniera, è una golden mine, è una miniera d'oro, che è l'epistolario, per cui io mi auguro e auspico che Padre Pio diventi anche dottore della Chiesa, perché l'epistolario è appena soltanto abbiamo appena soltanto iniziato a studiarlo, e perché appunto è stato ridotto alla sofferenza. Manca il terzo punto, come costante sì detto allo Spirito Santo. Padre Pio aveva tre grandi devozioni: Gesù Cristo, e lo abbiamo dimostrato e ci torneremo tra poco, la Vergine di Fatima e lo Spirito Santo, come egli continua a scrivere per esempio a Raffaellina Cerase o ad altre che egli dirigeva spiritualmente, e cioè come a quel maestro che ci aiuta in terza istanza a compiere la volontà del Padre come sì detto allo Spirito Santo. Volevo avviarmi alla conclusione enfatizzando il fatto che è stata Padre Pio una vittima per consolare Gesù. Questa spaccatura dell'epistolario, dal mio punto di vista, come teologo e come, tra virgolette, esperto di Padre Pio, è fondamentale. Gesù Cristo non ci dà mai prove superiori alle nostre forze, ma è anche vero, se noi guardiamo l'iconografia cristiana, dove quando nella croce sotto ai piedi Gesù ha una tavoletta che lo sostiene, noi dobbiamo sapere che quella tavoletta siamo noi, con le nostre sofferenze, se deposte ai piedi della croce di Gesù, la tavoletta sostiene i piedi di Gesù, noi consoliamo Gesù, dove il termine consolare è quello di compatire. Noi possiamo portare i patimenti che furono, vedete ancora una volta San Paolo citato da Padre Pio, di Cristo Gesù. In qualche modo noi siamo dei corredentori all'unico Redentore, e in questo senso Padre Pio, non ho tema di essere smentito, è stato nel XX secolo il più grande corredentore, perché e per il dono delle stigmate e per l'obbedienza alla Chiesa e per il fatto che era
chiamato da tutti e confessava 8 ore al giorno, ha saputo veramente consolare Gesù. Sapete soprattutto dove e con chi? Con i fratelli e con le sorelle, perché aveva capito bene, ogni volta che avrete fatto queste cose, cioè ascoltate le persone e perdonate i peccati, a uno solo di questi miei fratelli più piccoli le avete fatto a me. E quindi abbiamo capito molto bene questa frase di Padre Pio: sono vittima per poter consolare Gesù. Attenzione però che Gesù è il Figlio di Dio per chi crede.